saluto a tutti i testimoni di Geova e al pubblico in generale che stanno guardando questo video in YouTube. Qui potete vedere il libro segreto utilizzato dagli anziani della congregazione, che è in lo spagnolo, intitolato Pasturate il gregge. In questo libro segreto tabù, che è a quanto pare non sembra così tanto segreto, come alcuni dicono, voglio considerare con tutti voi come la società Torre di Guardia istruisce gli anziani delle loro congregazioni in caso di gravi reati o peccati commessi da loro membri entro o fuori delle congregazioni. Andiamo a leggere nella pagina 71 come la società istruisce agli anziani a procedere in caso di un peccato grave per parte di un membro della congregazione. Andiamo, poi, a vedere questa pagina 71 di questo libro. E si può leggere qui il subtitolo. Elementi di prova di un peccato grave. E dice così sotto. Sebbene un cristiano è accusato di un peccato così grave, non si formerà un comitato giudiziario a meno che si abbia stabilito la commissione del male. Che tipo di prova è ammissibile? Una confessione, ammissione del male, in forma scritta o verbale, può essere accettato come prova senza conferme. Ci deve essere testimoni della confessione, e questo deve essere chiaro e inequivocabile. Se non c'è confessione verbale o scritto, un'altra prova è richiesto è che ci devono essere due o tre testimoni oculari, non le persone che si limitano a ripetere quello che hanno sentito e non si intraprenderà alcuna azione se c'è soltanto un unico testimone, Deuteronomio 10 versetto 15 e Giovanni capitolo 8 versetto 17. Questo significa che se un bambino va in un anziano della congregazione per segnalare ad un membro testimone di Geova di commettere abusi sessuali contro lui, la società non li crederà al bambino, almeno che egli presente con lui, due o tre testimoni oculari dell'abuso sofferto, ma se ha un solo testimone unico dell'abuso sessuale, gli anziani vengono istruiti dallo schiavo di non intraprendere alcuna azione contro l'aggressore. Cioè, la società protegge il predatore e sprotegge al bambino. Riassumendo. La società non crede nulla, tranne che la vittima presente due o tre testimoni oculari affidabili del reato, non basta che sia un solo testimone oculare di il fatto. E per sostenere questo biblicamente, la società non dubita un attimo di mettere due testi biblici, uno in Deuteronomio capitolo 19 versetto 15, e altro in Giovanni capitolo 8 versetto 17. Tutto questo mi ha fatto pensare moltissimo che tutti noi dovremmo avere quella stessa attitudine che applica lo schiavo della società Torre di Guardia. E questa attitudine costituisce mai credere a tutto quello che ci dice una persona o un gruppo di persone, ma invece noi dobbiamo anche esigere alla persona o gruppo di persone che ci portino il supporto di ciò cui loro ci dicono o affermano, con le prove mostrando tutti i testimoni oculari disponibili, almeno due o tre, che serva come prova indubitabile o sostento di quello che questa persona o persone ci dicono, ci lamentano, ci dichiarano, ci testimoniano, ci testificano, ci insegnano, eccetera, per far valere loro dichiarazione. Noi faremo lo stesso con la società Torre di Guardia, ogni volta che essa ci afferma qualcosa, o dichiara o insegna qualcosa nella sua letteratura. Noi anche avremo bisogno di chiedergli due o tre testimoni oculari a ciò che ella ci sta dicendo o insegnando, e le mostreremo l'esigenza biblica con due testi biblici, uno in Deuteronomio 19 versetto 15, e l'altra in Giovanni 8 versetto 17, all'uguale come loro fanno intraprendere alcuna azione. Cari amici testimoni di Geova, in questa Torre di Guardia del 1 di aprile 2007 pagina 22 paragrafo 5 che voi potete vedere nel suo monitor la società Torre di Guardia affermò questo QR recita così.
Quando nel 1918, 1918, 1918 arrivò per sottoporre a ispezione lo schiavo, Cristo trovò un rimanente di fedeli discepoli unti con lo spirito che dal 1879 aveva usato questa rivista e altre pubblicazioni bibliche per provvedere, in senso spirituale, cibo a suo tempo. Gli approvò quale suo strumento composito, o schiavo, e nel 1919, affidò loro la gestione di tutti i suoi averi sulla terra. Ora abbiamo bisogno della società, basato su testi biblici del Deuteronomio 19 versetto 15 e Giovanni capitolo 8 versetto 17, che ella ci fornisce di due o tre testimoni oculari che possano attestare e verificare che Gesù è venuto certamente nel 1918 per sottoporre a ispezione lo schiavo fedele e discreto, e poi, egli ha scelto loro la gestione di tutti i suoi averi sulla terra, e proclamare la buona notizia alle nazioni dal 1919 in poi. Tutti chiediamo alla società Torre di Guardia, basato su testi biblici citati, ci dia due o più testimoni oculari che hanno visto o udito direttamente a Gesù arrivare nel 1918 per ispezionare il suo schiavo e sceglierli nel 1919. Abbiamo bisogno di sapere i loro nomi e le loro dichiarazioni giurate dichiarano di aver visto Gesù o udito a egli entrare negli uffici di Bethel in New York e ispezionare lo schiavo fedele e discreto. Senza nessuna confermazione di due o tre testimoni oculari che possono dare assicurazione, assicuramento, certezza, fedeltà, indubitabilità, non ci possiamo credere nulla alla società Torre di Guardia, tantomeno accettare che Gesù in realtà è venuto nel 1918 a fare ciò che la società ci sta dicendo in questa rivista, che Gesù fece nel 1918. Riassumendo. Allora si può capire che è necessario che la società presenti a tutti noi, e alle nazioni, come prova indubitabile, due o tre testimoni oculari che hanno visto o sentito direttamente e personalmente a Gesù, nel 1918, arrivare alla terra ed entrare a Bethel, New York, e ispezionare lo schiavo fedele e discreto, e dopo scegliere loro nel 1919. Cari amici testimoni di Geova, in questa Torre di Guardia 1 giugno 1982 pagina 27 paragrafo 5 che voi potete vedere nel suo monitor recita così. Ma Geova Dio ha anche provveduto la sua organizzazione visibile il suo schiavo fedele e discreto, formato da persone unte con lo Spirito, per aiutare i cristiani in tutte le nazioni a capire e ad applicare nel giusto modo la Bibbia nella loro vita. A meno che non si sia in contatto con questo canale di comunicazione che Dio usa, non si farà progresso nella via della vita, non importa quanto si legga la Bibbia. Confrontati 8 e 30 al 40. Anche in questo caso dobbiamo chiederci alla società Torre di Guardia che ella ci fornisse di due o tre testimoni oculari che possano attestare che hanno visto e udito direttamente a Geova Dio o a Gesù Cristo, scegliere l'organizzazione Torre di Guardia come il suo canale di comunicazione visibile sulla terra. Questo lo dice solamente la società Torre di Guardia attraverso del suo corpo direttivo. Si tratta solamente di un'affermazione unilaterale in una rivista della stessa organizzazione, però questa dichiarazione ha bisogno anche di conferma di altra fonte differente, indipendente e credibile, che dica che questo è vero. Seguendo i testi biblici menzionato prima, è necessario il testimonio di due o tre testimoni oculari che si abbiano ascoltato o visto direttamente a Gesù Cristo dichiarare citando alla società Torre di Guardia come l'unico canale di comunicazione di Geova Dio sulla terra. Non si può credere così allegremente quello che pubblica la società nella sua letteratura, soltanto perché lo dice un gruppo di persone che si fanno chiamare come lo schiavo. La carta supporta tutti i tipi di favole e storie ridicole che una persona intelligente non si deve ingoiare allegramente. Questa affermazione nella rivista della Torre di Guardia è da un lato che è il lato interessato e le va molto bene che i suoi membri lo credano per manipolargli a sua volontà. Riassumendo.
Noi chiediamo e domandiamo con forza che la società torre di guardia presenti due o tre testimoni oculari, sotto giuramento, dichiarando di aver visto Gesù personalmente e direttamente, dichiarare che l'organizzazione della torre di guardia è la vera religione e la sua organizzazione terrenale visibile. Questo affermata da sola e dichiarata dal corpo direttivo, senza nessun testimone a confermare, risulta inutile e non serve da niente per crederlo. Tutto ciò che la società Torre di Guardia dichiara e pubblica nella sua letteratura sono storie per bambini, favole ridicole che nessuno può assicurare che fu vero. Tutto è una illusione, e lo schiavo ci mente e mente tanto che hanno arrivato al punto di credersi le sue proprie storie e favole pubblicate nella loro letteratura. Essi soli si hanno convinto che la sua organizzazione è la unica organizzazione vera di Dio nel mondo, ed unico canale di comunicazione di Geova sulla terra. Soltanto loro lo credono, ma nessuno di il corpo direttivo possono mostrare o presentare al mondo le prove o la certificazione con testimoni oculari della veracità delle sue storie fantasiose e che questo fu così, come loro lo insegnano. Saremo in attesa da ricevere per parte di il corpo direttivo bugiardo i nomi di chi erano i testimoni oculari in 1918 che possono confermare tutta questa storia della selezione dello schiavo nel 1918-1919 e la designazione dell'organizzazione Vatktover come quell'unico condotto sacrosanto di Dio sulla terra, oggi. Arrivederci, a presto, grazie.